Buongiorno a tutti, eh, sono Alessandro Gasso eh, di Autodesk eh, e vi do il benvenuto a questa eh, terza presentazione eh, dove eh, vi mostrerò alcune eh, funzionalità di base eh, di Fusion 360, eh, come probabilmente qualcuno di voi già sa. Eh, so, eh, sono una serie di presentazioni eh, che cerco di fare con cadenza eh, settimanale eh, il mercoledì alle 10 eh, se non è possibile assistere alle presentazioni in diretta eh, tutte le presentazioni eh, sono registrate eh, e disponibili sul canale YouTube di Fusion 360. Lo scopo di tali presentazioni è di introdurre quanti cominciano a utilizzare la Fusion alle funzionalità di base del prodotto, in modo tale che possiate usarle in maniera più efficace e più rapidamente possibile avete la possibilità di utilizzare eh, la chat per eh, scrivere eventuali eh, richieste su argomenti eh, che vorreste fossero trattati in una delle prossime presentazioni e naturalmente se avete eh, delle domande durante la presentazione il mio collega eh, Mariano Guarino cercherà eh, di rispondere a quante più domande eh, possibile eh, alle altre eh, cercherò eh, di rispondere alla fine della presentazione se avremo tempo altrimenti eh, all'inizio della prossima presentazione se invece state guardando la registrazione della presentazione potete scrivere eh, nei commenti sia eventuali richieste eh, sia eh, domande alle quali eh, cercherò eh, di rispondere allora l'argomento di oggi ritengo sia un argomento eh, interessante soprattutto eh, per chi eh, comincia a utilizzare Fusion eh, venendo eh, magari da altri eh, sistemi eh, CAD, eh, ma non solo, eh, perché oggi eh, parleremo di eh, come eh, utilizzare appunto modelli provenienti eh, da altri sistemi eh, CAD, in uh, fusion 360 allora uh, probabilmente quanti di voi hanno assistito alla uh, prima uh, presentazione dove avevamo modellato questa, questa guida meccanica ricordano che anche eh, se avevamo utilizzato fondamentalmente solo modellazione parametrica, eh, cioè vale a dire insomma avevamo utilizzato degli schizzi con, con delle quote. Quindi qui avevamo tutti, tutti i valori eh, utilizzati appunto dei parametri che possono essere modificati naturalmente da questa eh, tabella eravamo arrivati ad un punto della modellazione dove come risultato di questa operazione di estrusione c'eravamo ritrovati eh, delle, diciamo, eh, delle facce chiamiamole così che naturalmente non, non devono eh, trovarsi lì e quindi avevamo applicato eh, quella che si chiama la modellazione diretta, perché in Fusion abbiamo fondamentalmente tre tipi di modellazione. La modellazione parametrica, appunto, la modellazione diretta, che è quella di cui parleremo diffusamente oggi, e poi abbiamo anche una terzo, un terzo tipo di modellazione che si chiama la modellazione a forma libera e che sicuramente affronteremo in una delle prossime presentazioni. E abbiamo visto che eh, Diciamo in, qui per liberarmi di, eh, di queste facce, avrei dovuto magari con un CAD più tradizionale, creare uno schizzo, effettuare un'estrusione un tagliando appunto queste facce. Mentre eh, in fusion io devo semplicemente selezionare eh, queste facce con il eh, magari tenendo. Eh, con il, utilizzando il pulsante control per selezionare eh, facce multiple, per effettuare selezioni multiple e poi o eh, fare un tasto destro e eh, appunto eliminare queste facce in maniera molto semplice. La stessa cosa la posso fare eh, qua ad esempio. Posso anche selezionare e, e utilizzare il tasto per eliminarle sulla, sulla tastiera. Quindi questa è la modellazione eh, diretta che in questo caso abbiamo visto eh, utilizzata eh, anche per un, un modello che abbiamo creato praticamente da zero in... Eh, quindi diciamo è, è importante anche in quel caso, ma dove la modellazione diretta diventa veramente fondamentale è quando io ad esempio eh, ricevo un modello da qualcuno creato in, in un altro CAD, come vedremo eh, posso eh, aprire... Eh, praticamente quasi tutti i tipi di, eh, di formati eh, CAD in, uh, in Fusion e una volta aperti naturalmente posso uh, continuare ad aggiungere delle operazioni, ma che cosa succede se ad esempio devo modificare eh, parte della modellazione che è stata già fatta eh, in un altro eh, sistema CAD ed è quello eh, che appunto eh, andremo a vedere oggi perché come eh, ricorderete eh, se io modello un diciamo un componente in fusion a partire da zero, naturalmente qui ho tutta la storia, quindi posso tornare indietro, posso modificare eh, delle eh, operazioni e quant'altro. Ma se invece eh, importo un modello creato con un altro sistema CAD, naturalmente eh, questo, eh, la storia non c'è. Eh, e quindi adesso andremo a vedere eh, come eh, eventualmente posso modificare delle lavorazioni eh, appunto create non in Fusion 360. Allora, cominciamo ad esempio a, ad importare, eh, allora per importare un modello che ad esempio ho scaricato da qualche parte oppure ho ricevuto eh, da qualcuno, eh, Qui nel, uh, nel, nel pannello dei dati uh, di, uh, di uh, Fusion, tra l'altro apro una parentesi, uh, l'interfaccia utente è ancora in inglese, come ho detto anche nelle uh, presentazioni precedenti, stiamo lavorando uh, e speriamo che probabilmente, ma non è ancora... Confermato al 100% con eh, diciamo, l'aggiornamento di giugno eh, potremo eh, impostare appunto l'interfaccia utente eh, in italiano. Quindi va, eh, apro il, il pannello dei dati e eh, clicco su eh, in questo caso upload e poi posso sia trascinare, ad esempio, se ho eh, messo. Uh, se ho scaricato il file oppure se ho uh, appunto messo uh, il file che ho ricevuto appunto da un collaboratore esterno in una cartella della mia macchina lo posso trascinare direttamente qui o, o altrimenti uh, lo vado a selezionare in questo caso uh, probabilmente qualcuno di voi uh, diciamo vedrà che um, questo è un file uh, di solidwork ma vedete che uh, come dicevo prima posso aprire uh, tantissimi formati uh, in, in fusion in questo caso uh, uh, in questo caso apriamo un uh, appunto un, un, un file di uh, solidwork quindi Dopo qualche secondo, il, eh, praticamente sto trasferendo eh, questo file dalla eh, mia macchina al cloud. E dopo qualche secondo eh, approfitto per dire che eh, una domanda nella chat oggi non parleremo di eh, file STL. Eh, è un argomento che tratteremo sicuramente in una delle prossime presentazioni. Um, quindi una volta che eh, il file è nella eh, fa parte dei miei dati eh, ripeto questo era un file di solidwork eh, vado qui e, e lo apro a questo punto e quindi e questo è il eh, mio file importato allora, come vedete, naturalmente qua non c'è nulla, non ho nessuna storia perché è un file che è stato creato in un altro sistema CAD. Ma supponiamo che ad esempio io ehm, lo voglio utilizzare ehm, all'interno di un assieme e eh, quindi e utilizzare un, un cuscinetto, cioè, questo è un cuscinetto naturalmente che voglio utilizzare eh, in un assieme, ma. Eh, un assieme di qualche cosa che voglio costruire, ma eh, ed è il cuscinetto che magari sono, ho, ho trovato su internet. Sono riuscito a scaricare un cuscinetto simile a quello che poi andrò a comprare, ma che non è esattamente quello che andrò a comprare. Quindi voglio, voglio fare delle modifiche eh, a, al, a, questo, a questo modello. Ma qui storia non ne ho, per cui. Eh, come faccio eh, appunto a modificarlo in questo caso appunto cominciamo a vedere come utilizzare eh, la modellazione diretta di fusion su dei eh, modelli importati allora ad esempio la prima cosa che eh, voglio fare è ad esempio eh, eliminare eh, il nome del produttore perché magari quello il cuscinetto che vado a comprare io non è eh, di questo produttore allora come vedete queste sono tante piccole eh, facce come faccio ad eliminare questo? allora, molto semplicemente faccio una selezione con una finestra molto importante che va da sinistra a destra e facendo attenzione a selezionare solamente eh, le entità che voglio eliminare allora, facendo questa eh, finestra che va da sinistra a destra, io eh, seleziono solo quell'entità. È molto importante perché se faccio la finestra che invece va da destra a sinistra, in pratica seleziono tutto quello che tocco, quindi praticamente tutto, perché questo è un unico corpo, fondamentalmente, come vediamo anche qui. Invece eh, con, la, con la finestra da eh, sinistra a destra, Uh, seleziono in questo caso solo uh, le facce appunto, che sono completamente uh, incluse uh, nella finestra. Quindi andando a rifare la selezione. E dobbiamo stare attenti perché ad esempio se io faccio uh, una selezione uh, così vado a selezionare tantissime cose che invece non voglio eliminare. Quindi facendo attenzione seleziono solo quello che voglio eliminare tasto destro e lo elimino a questo punto. Ad esempio, eh, anche se è una cosa che, diciamo, non ho mai visto, ma giusto per, per scopo didattico, diciamo, eh, voglio spostare appunto, questa, diciamo, questo, eh, questo componente che mi serve appunto per regolare eh, l'allineamento eh, del cuscinetto, ad esempio, magari dico una cosa assurda, eh, il cuscinetto che andrò a comprare, eh, eh, questo componente, questa parte non è posizionata qui, la voglio eh, ruotare di qualche grado. Allora, anche in questo caso, con una, una finestra che va da eh, sinistra a destra, seleziono solo queste facce, dopodiché... Tasto destro e eh, allora con, con il, il comando muovi copia posso eh, muovere componenti, corpi, eh, anche eh, schizzi. In questo caso, invece, naturalmente voglio eh, muovere le facce. Questo è un unico corpo, quindi voglio muovere le facce che costituiscono questo elemento e in particolare le voglio eh, qua. Ho, ho varie opzioni muoverle in questo caso le voglio ruotare e naturalmente mi viene chiesto un asse di rotazione in questo caso posso selezionare uno di, queste, di questi di queste di queste entità eh, circolari e, e posso ruotare tranquillamente il componente ad esempio dandogli anche un valore preciso non so, 34 cosa del genere adesso ad esempio, eh, ancora il mio eh, il cuscinetto eh, che, che comprerò, ad esempio, non ha, queste, eh, diciamo, non ha questa, questa forma, ma ad esempio eh, è, è qui è dritto. Quindi anche in questo caso andrò a selezionare, utilizzando il tasto con, eh, control, queste facce. sempre con il tasto control vado a selezionare anche queste altre facce e poi ancora tasto destro cancella ecco notate che quando io cancello le facce fusion praticamente eh, me le eh, fa crescere diciamo eh, delle facce in modo tale che eh, si raccordino in maniera che sia matematicamente corretta con le restanti facce del mio eh, corpo. Adesso a questo punto, ad esempio, eh, voglio eh, ridurre eh, il raggio eh, di questo raccordo. Allora, in questo caso, ehm, diciamo se eh, volessi continuare a, ad operare come ho mostrato fino a questo momento, diciamo, la cosa non sarebbe agevolissima perché dovrei andarmi a selezionare tutte queste facce eh, una ad una eh, e eh, poi magari eliminarle e poi ricrearmi il raggio. Ma in, eh, in Fusion abbiamo un'altra eh, opzione quando importiamo un modello esterno. Ad esempio posso andare qui e eh, cercare di far riconoscere a, a Fusion alcune delle operazioni che naturalmente sono state create con, eh, con il CAD eh, di origine. Allora, per utilizzare eh, questa... Eh, eh, operazione bisogna devo dire prima eh, qualche cosa nelle due presentazioni precedenti ho eh, posto più volte l'accento sul fatto che è importante eh, che eh, l'opzione eh, di eh, appunto creare la storia del mio modello sia eh, attivata in modo tale che tutte le operazioni verranno riportate nella storia e quindi posso modificarle se ho necessità. Quando importo, e questo, questa norm, normalmente è un'opzione un che è attiva di default, se per qualche motivo che sconsiglio vivamente la eh, voleste eh, disattivare, lo potete fare nelle preferenze. Ma normalmente se si, se, quando si modella in Fusion è qualcosa che, che sconsiglio appunto di non avere questa opzione attivata. Quando invece quando invece io importo un modello eh, dall'esterno, quando apro il modello, op op questa opzione è disattivata eh, di default. Per cui se io eh, non ho necessità di modificare il modello importato e devo solo andare ad aggiungere delle altre operazioni in fusion, allora mi devo ricordare naturalmente operazioni che poi voglio eh, avere qui nella storia per poi eventualmente avere la possibilità di modificarle. Allora mi devo ricordare di andare a eh, attivare questa opzione. Però prima eh, di fare questo eh, se ad esempio ho delle operazioni come nel caso che vi vado a mostrare in qualche, tra qualche secondo che voglio riconoscere, ecco, devo prima fare quello e poi attivare l'opzione, perché se io attivo l'opzione di catturare la storia, l'opzione di riconoscere le operazioni non è più eh, disponibile. Perché? Eh, perché quando io vado a riconoscere eh, delle operazioni allora Fusion farà del suo meglio per riconoscere quante più operazioni è possibile e me le, eh, e me le metterà qui eh, nel, nel browser come vedremo nel, nel navigatore come vedremo in tra qualche istante però eh, non, voi capite bene insomma, che sono operazioni che non sono state create in eh, Fusion per cui... Eh, non tutte possono essere riconosciute e anche eh, quelle, eh, quelle riconosciute non tutte possono essere modificate, mentre le operazioni che sono nella storia, quelle possono essere tutte modificate. Per cui eh, se bisogna riconoscere delle operazioni, eh, come ad esempio in questo caso, io non voglio andarmi a selezionare tutte queste facce, eliminarle e poi applicare il, il raccordo con un raggio più piccolo. Allora, quindi, come vedremo, riconoscere le operazioni posso anche. In questo caso, le andrò a riconoscere tutte, ma eh, eh, posso anche, eh, diciamo, eh, selezionare solo eh, alcuni tipi di operazioni. Ma, diciamo, in questo caso le vado a. Ehm, selezionare eh, tutte e lui mi me ne riconosce un bel po', eh, molti raccordi addirittura mi riconosce un'operazione eh, di specchiatura, eh, delle rivoluzioni, eh, uno smusso, però come ripeto ad esempio quest questa operazione di rivoluzione me l'ha riconosciuta ma eh, non, non è che ci posso fare eh, molto. Mentre ad esempio l'operazione eh, del raccordo che io voglio, eh, il che io voglio ridurre me lo posso modificare. Quindi non solo me l'ha riconosciuto, mi ha riconosciuto anche il raggio che io posso modificare e eh, appunto come vedete ottengo un raggio eh, più piccolo. Quindi ho modificato un raggio che è stato, un raccordo, scusate, che è stato creato in, in SolidWorks Quindi vedete insomma che è abbastanza interessante come, come cosa. A questo punto, ad esempio, se non ho più necessità né di modificare né di riconoscere eh, delle operazioni, posso andare ad attivare l'opzione di... E, e ne devo solo aggiungere eh, delle altre. Uh, devo, uh, posso andare a, ad attivare l'opzione per catturare appunto per uh, iniziare a crearmi la storia in quel caso tutte queste operazioni che ha riconosciuto spariranno per cui prima di farlo appunto devo pensare bene se ho bisogno di magari modificare altre operazioni modificabili che sono state riconosciute perfetto adesso vediamo un altro esempio dove la modellazione diretta può risultare eh, abbastanza eh, utile. Ad esempio, eh, ho scaricato da un sito eh, dei, eh, dei componenti, eh, diciamo, elettronici: in verità, una, una scheda eh, elettronica e eh, il suo contenitore ad esempio, ehm, da questo, ad esempio il, il contenitore ho vari formati tra cui eh, lo step e quindi mi vado a selezionare eh, lo step e poi eh, mi vado a selezionare anche eh, la scheda che, che ho scaricato in questo caso invece la scheda è, un, è ancora una volta un file creato con, con SolidWorks e mi vado quindi a caricare sul, sul, sul mio sul cloud nel mio progetto mi vado a caricare questi due eh, questi due componenti appunto uno eh, scaricato come step un altro scaricato come file di, eh, di Solidworks quindi dopo qualche secondo i due file saranno eh, disponibili e incomincio ad aprire ad esempio eh, la parte inferiore eh, del eh, contenitore, quindi anche in questo caso nessuna storia, dopodiché eh, vado ad inserire ecco, vado ad inserire eh, la scheda all'interno del file del contenitore. Ecco ad esempio nella, nella nella presentazione della settimana scorsa abbiamo uh, visto uh, che cos'è la uh, modellazione cosiddetta uh, top down cioè partendo dall'alto andando verso il basso cioè io inizio un file da zero e poi incomincio a creare in realtà un assieme con una serie di componenti sotto assiemi che risiedono tutti all'interno dello stesso file ma in Fusion ho anche la possibilità invece di inserire dei componenti all'interno di altri file e quindi fare una modellazione diciamo più tradizionale, detta anche bottom-up, quindi eh, in pratica con dei componenti esterni eh, all'interno di un, un file che in quel caso naturalmente diventa un assieme. Quindi io seleziono la, la mia scheda, che come ricordo era un file eh, di SOLIDWORKS e invece di aprirla la inserisco nel, nel, nel file che ho aperto in precedenza, che, che è, è il file attivo, e la posiziono in maniera eh, generica. Allora a questo punto eh, questo è un componente esterno, vedete l'icona eh, che appunto mi segnala che è un, un componente esterno. Il contenitore che era... Eh, Diciamo che a questo punto il file del contenitore mi diventa un assieme perché ho inserito un altro componente, però appunto il corpo del contenitore è, è, un, corp è, è un corpo, diciamo, e, e che io, penso, insomma, per quanti hanno seguito le prime due presentazioni, sanno che io preferisco uh, lavorare con i componenti e quindi lo trasformo in un componente. A questo punto.. Vado a posizionarmi la scheda eh, all'interno del contenitore nella posizione corretta. Per fare questo utili, utilizzo i eh, giunti, che è l'argomento che tratteremo per più di un'ora eh, la prossima presentazione. Per cui non, oggi non mi soffermo tantissimo su questo, però andiamo a eh, ad esempio. Uh, selezionare il centro uh, di questo, uh, diciamo questi uh, due centri e eh, siccome uh, quindi lui mi propone uh, un, uh, un giunto rigido che uh, non è quello che voglio perché, appunto, naturalmente questa non è la diciamo potrei ruotare, potrei lasciarlo rigido e ruotare. Per metterlo in, in posizione, però per metterlo in posizione in maniera più precisa, momentaneamente gli eh, attivo un, un grado di libertà, ok, appunto che me la fa ruotare. Dopodiché, tasto destro, ripeto il giunto, seleziono appunto il, questo centro e eh, seleziono Quest'altro centro e lui mi dice: mi avverte che eh, c'è già un giunto tra questi, tra questi due componenti. Se voglio continuare, gli dico di sì a questo punto vado un attimo nel panico. Ma in realtà quando clicco ok, la scheda eh, si mette in posizione. Come detto, è giusto un accenno. Eh, vedremo questo qualora insomma, fosse un argomento di vostro interesse la settimana prossima quindi posizionato eh, il, la scheda all'interno del contenitore ripeto, sono due file che ho scaricato credo da due siti eh, diversi e apparentemente eh, sembra che eh, diciamo, tutto coincida tranne, stranamente eh, questo eh, particolare allora per vederlo eh, più chiaramente per vedere il problema più chiaramente eh, ho eh, diciamo l'opportunità di fare una sezione del modello ad esempio selezionando questa faccia e trascinando un po eh, all'indietro e effettivamente diciamo c'è un problema, eh, non so come, insomma, questi due modelli creati appunto con due sistemi anche differenti, eh, c'è un problema di coincidenza. Allora a questo punto, con un, con un CAD tradizionale, io dovrei modificare eh, questo, ma probabilmente fare un'estrusione, eliminare tutta, tutta questa parte qua e poi ricrearmi. Eh, diciamo la stessa lavorazione che sia eh, nella posizione corretta invece con la modellazione diretta spegniamo momentaneamente eh, l'analisi della sezione e anche questo eh, componente nuovamente mi vado a fare la mia finestra da eh, sinistra a destra quindi eh, selezionando solo eh, le facce che sono completamente all'interno eh, della finestra riattivo eh, la mia analisi, riattivo l'altro componente e anche in questo caso faccio un, eh, un muovi naturalmente voglio muovere le facce che ho selezionato e già da qui eh, vediamo eh, la flessibilità diciamo di questa, di questa opzione No? però questa io voglio muoverla in maniera precisa e quindi ho l'opzione eh, ad esempio una delle opzioni è da punto a punto allora il primo punto il primo punto ad esempio se seleziono questo questo spigolo non so se riuscite a vederlo insomma la grafica non è però mi eh, in pratica mi fa vedere il centro di questo di, questa, diciamo, di questo semicerchio chiamiamolo così quindi questo sarà il mio primo punto come secondo punto la stessa cosa seleziono questo semicerchio e mi fa vedere un, un centro che è quasi invisibile mi rendo conto attenzione in questo caso a non selezionare ad esempio perché se seleziono questa, questo spigolo lui non solo mi sposta le facce ma me le fa anche salire naturalmente io non voglio questo quindi seleziono questo spigolo e le facce sono eh, in posizione perfetto allora eh, diciamo che eh, fino adesso è stata eh, una specie di marcia trionfale, tutto ha funzionato benissimo, quindi diciamo questa modellazione diretta in, in Fusion è eccezionale. Ecco, non sempre eh, onestamente eh, è, è così, non sempre le modifiche che si fanno con la modellazione diretta sono eh, così semplici e adesso andiamo appunto a vedere un esempio dove appunto il, uh, le modifiche sono un po' più uh, complesse. Quindi, ritornando, apriamo questo, um, questo file. Ecco, uh, devo dirvi che uh, i file che uh, ho mostrato fino adesso sono scaricabili, probabilmente qualcuno di voi già l'ha fatto, sono scaricabili dal, da dei link che stanno sotto eh, la finestra eh, del video. Questo file purtroppo è di un cliente e quindi non, non, non posso purtroppo eh, condividerlo. Questo è eh, un file creato appunto con un'altra un applicazione e che è stato importato in fusion perché ehm, diciamo lo scopo finale era quello poi di passare nell'ambiente eh, diciamo di produzione ad esempio e creare eh, i percorsi utensili e, e quant'altro però guardate insomma eh, diciamo creare una diciamo eh, Ecco, un setup per la produzione di un componente eh, che è stato modellato in questo modo, naturalmente, voi capite bene, risulta eh, complesso. Insomma, con tutte queste, queste facce, queste, queste, queste divisioni, ehm, non, è, non è assolutamente agevole. Anche, anche, anche qui, diciamo, non... Non è, non è agevole. Quindi eh, vediamo come con eh, la modellazione eh, diretta posso eh, diciamo, riparare tra virgolette, eh, questi problemi prima, naturalmente, di impostare i miei percorsi utensili, ad esempio, per produrre questo, questo pezzo. E, eh, diciamo qui ci sono tante cose da, da riparare ma anche per eh, questioni di tempo soffermiamoci eh, su questa parte qui che tra l'altro oltre a questi problemi di tutte queste piccole eh, facce diciamo anche ad esempio queste queste nervature oltre appunto sempre alle facce diciamo sono sembrano messe anche un po' a caso quindi eh, Diciamo concentriamoci eh, su questa parte qui e per concentra concentrarci su questa parte, ad esempio, eh, cominciamo a dividere momentaneamente eh, questo corpo. Ad esempio, io posso, mi creo uno schizzo su, su questo piano, eh, faccio un, un rettangolo attorno, diciamo, alla parte sulla quale mi voglio concentrare e dopodiché eh, appunto divido eh, questo corpo utilizzando lo schizzo come appunto eh, per, per dividerlo. Quindi a questo punto eh, sotto il mio componente ho creato un altro corpo che momentaneamente eh, vado ad escludere. Allora, la prima cosa eh, che vado a fare, ad esempio, è eh, liberarmi eh, delle nervature messe, eh, che sono state messe in maniera un po' eh, casuale. Quindi, ehm, come ho fatto prima, eh, con la mia finestra da sinistra a destra, facendo attenzione, ecco, ho selezionato qualcosa che non dovevo selezionare, facendo attenzione appunto a selezionare solo quello che voglio eh, eliminare se ci riesco Proviamo un attimo allora. selezionando solo quello che voglio eliminare comincio a togliere questa nervatura e faccio la stessa cosa da quest'altra parte A questo punto, ad esempio, supponiamo che io voglio fare la stessa cosa con questo raccordo che ha tantissime piccole facce. Allora, faccio la mia finestra da sinistra a destra cercando appunto di eh, selezionare solo, solo eh, questo raggio, però naturalmente ho selezionato anche la eh, faccia eh, superiore che non voglio eliminare. Allora, eh, una volta fatto questo, se voglio deselezionare un'entità eh, utilizzando il, il tasto CTRL la riseleziono. Allora, a questo punto provo quello che fino adesso ha funzionato in maniera eh, perfetta, quindi seleziono il raccordo, faccio un, un elimina e, e non funziona, dopo un po' ricevo un errore perché, come dicevo in precedenza, eh, per eliminare, cioè quando elimino, eh, ad esempio, queste facce, Fusion me le deve, eh, diciamo, mi deve, eh, ric me le deve in qualche modo ricreare. Ma in modo tale che le facce si, ra si raccordino alle facce adiacenti, quindi eh, tutte queste facce a scendere, in maniera che, eh, che sia eh, matematicamente eh, corretta. Quindi, questo che cosa vuol dire? Che se voglio eh, eliminare questo cioè tutti questi problemi, siccome queste facce sono tutte collegate, devo eliminarle allo stesso momento, il che diciamo rende la cosa non proprio semplicissima e capite anche perché ho eh, momentaneamente diviso il corpo, altrimenti poi la catena sarebbe continuata diciamo quasi all'infinito. Prima di fare questo... Però eh, voglio eliminare anche, ad esempio, i, questi raccordi attorno alla nervatura che ho lasciato. Anche in questo caso, invece di selezionarmi eh, queste facce una ad uno, perché la nervatura la voglio invece lasciare, seleziono con la finestra tutta la nervatura e poi con il tasto eh, Ctrl deseleziono eh, le parti della nervatura che invece voglio conservare a questo punto ho tolto solo il, questi raccordi molto sfaccettati attorno alla filettatura ah, ah, scusate alla nervatura quindi a questo punto come detto devo andarmi a selezionare contemporaneamente tutte eh, le facce eh, che eh, voglio andare ad eliminare per poi eh, ricrearle e questo insomma è qualcosa di non proprio agevole ma eh, ci proviamo quindi prima finestra quello che avevo fatto in precedenza poi con il tasto eh, control deseleziono questa a questo punto devo quindi con il tasto CTRL ho eliminato eh, questa faccia dalla selezione invece adesso devo aggiungere altre facce alla selezione però naturalmente, quindi invece del, del tasto eh, CTRL devo utilizzare il tasto SHIFT insomma il tasto per fare, ad esempio, sulla tastiera per fare la lettera maiuscola. quindi con il tasto, eh, con questo tasto SHIFT vado a selezionarmi uh, le uh, altre facce uh, da uh, eliminare come detto operazione abbastanza delicata in questo caso ok e adesso anche in questo caso non funzionerebbe perché ho ancora questo raccordo che è adiacente, queste facce, questo raccordo adiacente. Quindi ancora una volta tasto uh, Shift e seleziono uh, tutto il raccordo. Quindi apparentemente mi sembra che ci siamo. Quindi faccio un tasto destro e elimino. Perfetto. Quindi a questo punto... Naturalmente eh, è molto, il, il mio modello è molto più pulito e vado ad aggiungere io i raccordi, in questo caso con Fusion. Quindi come abbiamo visto le altre volte, seleziono ad esempio uno spigolo e utilizzo questo comando magico Press Pull e lui mi propone eh, direttamente di fare il raccordo. Naturalmente posso aggiungere gli altri eh, spigoli. Okay, e diamo ad esempio un valore 3. Dopodiché eh, seleziono questo eh, spigolo ancora, press pull. E mi, lui mi seleziona tutta la catena appunto perché avendo fatto i raccordi precedenti, appunto lui mi, 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 mi seleziona tutti, tutti i raccordi, insomma tutta la catena di tangenza. Quindi in questo caso diamo Un valore 1 ma nella stessa operazione posso aggiungere anche questo raccordo, anche se il valore in questo caso è 3, quindi nella stessa operazione questo è molto utile. In questo caso non ho attivato la storia del modello, però ecco se quando è possibile, eh, è, diciamo è un, un trucco per tenere la, la storia del modello un po' più eh, corta. Ok, come vediamo raccordi molto puliti, non come eh, in precedenza, quindi eh, vado a questo punto a fare un raccordo anche attorno alla mia eh, nervatura, anche in questo caso mi seleziona tutta la catena eh, di tangenza, ok, e quindi insomma vedete che... È L'ultimo tocco appunto eh, per, eh, mettere, per riavere le tre nervature ma in posizione corretta, seleziono la nervatura con i raccordi appena eh, creati e eh, mi vado a cercare, se ricordate il trucco della, del della, um, tasto S per cercarmi il comando, in questo caso è un comando per fare un diciamo un pattern circolare la selezione è quella che ho fatto in precedenza seleziono uno di questi spigoli per dargli un asse e quindi ho creato quindi come vedete in questo caso diciamo c'è la parte restante del corpo che andrebbe anche eh, diciamo ci sono tante altre zone dove dovrei fare cose simili, poi poss possiamo naturalmente, supponendo che, che le abbia fatte, andiamo a uh, ricombinare i due corpi in modo tale da ritornare ad un corpo solo, ma appunto come vedete qui adesso diciamo veramente ho qualcosa di, uh, uh, di uh, pulitissimo, diciamo che posso... Uh, appunto uh, a questo punto posso tranquillamente passare all'ambiente di produzione ad esempio e crearmi i miei uh, percorsi utensili e quindi diciamo vedete appunto uh, come sono riuscito a riparare un, un file modellato in un altro uh, sistema adesso uh, come uh, ultimo um, argomento vi volevo far vedere qualche cosa che credo sia interessante soprattutto se eh, ad esempio eh, siete eh, diciamo state eh, passando all'utilizzo di fusion eh, 360 venendo ad esempio da sistemi come solidworks o solidage pro i crio eh, nx ma anche se ad esempio eh, li state eh, utilizzando in parallelo perché eh, se ricordate bene, eh, i primi file che io ho importato eh, erano dei file eh, di eh, SOLIDWORKS. Adesso c'è una funzionalità che si chiama eh, in Fusion 360 che si chiama AnyCAD. Questa funzionalità mi consente di Uh, ad esempio se io ho sulla stessa macchina uh, in, um, SOLIDWORKS e uh, Fusion 360 e anche Inventor e uh, Fusion uh, 360, uh, 360, posso uh, direttamente salvare uh, il file nat nativo di SOLIDWORKS o di uh, Inventor direttamente nel mio progetto. Uh, di fusion e se ad esempio in questo caso abbiamo visto che abbiamo alcune alcune operazioni sono state modificate con la modellazione diretta mentre uh, in altre uh, mentre in altre altre sono state le ho dovute far riconoscere e poi modificarle ma adesso vi faccio vedere ad esempio lo faccio vedere con inventor perché non ho Uh, SolidWorks installato sulla mia macchina, ma quello che io faccio vedere adesso con Inventor funziona allo stesso modo con SolidWorks, ma anche con SolidAge, uh, ProICRIO e NX e poi prossimamente anche con altre uh, applicazioni. Allora, questo è un file di Inventor, ma ripeto, dove uh, diciamo dove uh, vedete Inventor eh, diciamo eh, leggete diciamo uh, SolidWorks. Io da Inventor posso salvarmi eh, il diciamo questo file direttamente in, nel mio progetto in Fusion 360. Perché da Inventor io vedo eh, diciamo il mio hub di Fusion 360 come se fosse ad esempio un altro disco per fare questo eh, e questo ripeto anche da, da SOLIDWORKS Pro e, e quant'altro per fare questo molto semplicemente l'unica cosa che devo fare diciamo se voglio eh, sfruttare questa eh, diciamo questa funzionalità dal mio eh, diciamo dal mio hub dove appunto gestisco i dati sul cloud di uh, Fusion 360 devo uh, cliccare, diciamo, sul, diciamo sull'icona che in questo caso, diciamo è, e installarmi uh, questo componente che si chiama uh, Desktop Connector per Fusion una volta che io uh, faccio uh, questo in pratica anche eh, in, in Explorer eh, Fusion mi appare, e questo è l'app di Fusion che mi appare come se fosse un, un disco, come se fosse il disco C, il disco D. E quindi io da Inventor o eh, SOLIDWORKS posso andarmi a selezionare eh, direttamente, posso andare eh, nel mio eh, progetto. Posso andare nel mio progetto, ho troppi progetti una volta che eh, trovo il mio progetto e salvarmi, ad esempio, questo è un file di invento, ma ripeto, con SolidWorks e altri e lo salvo. Dopodiché, dopo qualche secondo eh, dove, eh, il file di Inventor appare apparirà nella eh, tra i miei dati eh, per rispondere a una eh, domanda. Eh, non, eh, non sì, eh, diciamo sì, è vero, è a pagamento nel senso che è versione eh, commerciale sì, in questo senso. Ecco quindi l'ENICAD. Quindi eh, una volta eh, dopo qualche secondo che ho salvato il file da inventor verso, eh, nel mio progetto, il file appare nel, tra i miei dati Come fatto per eh, il, il file di SolidWorks importato? Lo apro. In, uh, in Fusion e anche qui non, non avrò la storia quindi anche qui se uh, devo modificarlo, uh, diciamo ho uh, le opzioni che vi ho mostrato: diciamo quella della, della modellazione uh, diretta uh, e, e quello uh, magari di, di riconoscere alcune, alcune uh, funzionalità, però vedete che. In questo modo ho un'iconcina qui che mi dice che il, il, il file è collegato. Quindi, se io ho ancora il, il, il CAD diciamo, di origine sulla stessa macchina o anche su un'altra macchina, io se, se faccio una uh, modifica, uh, ad esempio, a uh, questo uh, raccordo, anzi, uh, scusate, questo. Uh, non è il file, diciamo, naturalmente devo andare ad aprire il file eh, salvato eh, sul progetto, che appunto è questo qua, nel progetto di, di, di Fusion 360. Ecco, se, se quindi da Inventor posso aprire eh, il file direttamente dal cloud, eh, dal mio progetto in, in Fusion 360. Ad esempio, effetto uh, la modifica di una, di una lavorazione, salvo in Inventor, rivado in uh, Fusion e dopo uh, qualche, um, qualche secondo uh, ricevo appunto uh, la, uh, diciamo, la notifica che posso consumare. Appunto, c'è cioè una un aggiornamento da, da consumare, quindi una volta eh, cliccato su quest'icona, eh, in pratica la, mi viene scaricato eh, diciamo l'aggiornamento eh, dal cloud e, e eh, il modello si aggiornerà in eh, Fusion 360, come vedete. Quindi voi, voi capite anche eh, eh, l'implicazione di questo. Ad esempio io lavoro con clienti che eh, modellano con SOLIDWORKS ma poi eh, aprono il, il, mode, il modello di SOLIDWORKS in, in Fusion eh, creano i, i percorsi eh, utensile, cre, eh, creano i codici per le macchine ma se ad esempio c'è una modifica da fare loro effettuano la modifica in Solidworks io devo solo consumarmi devo solo consumare la modifica in uh, in Fusion e tutti i miei percorsi utensile tutto i, i, diciamo il setup che ho fatto per i percorsi utensile deve, devo solo aggiornarli appunto come aggiorno il modello questa è una uh, delle possibili applicazioni quindi ripeto tutto quello che vi ho mostrato da, tra Inventor Efficient360 funziona allo stesso modo con SOLIDWORKS, con SOLIDAGE, con PRO-I CRIO e con NX. Eh, L'unica differenza è che eh, mentre con Inventor e SOLIDWORKS funziona sia con le parti che con gli assiemi, al momento SOLIDAGE, pro -E CRIO e NX solo con le parti, ma naturalmente eh, è qualcosa che, che è in evoluzione. Adesso vi mostro un'ultimissima cosa però questa funziona solo tra F uh, Fusion e Inventor, però insomma, uh, credo che sia, spero che sia interessante. Come posso aprire un file nativo uh, di Inventor? Posso salvare direttamente da Inventor nel mio progetto di Fusion e aprire il file in, in Fusion. I, da Inventor io, eh, sempre dopo aver installato il desktop eh, Connector, posso andare eh, nel, 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 nel progetto eh, sul cloud e aprire in Inventor un file di eh, diffusion. Ecco, ad esempio apro il, ad esempio il cuscinetto che ormai diciamo, è diventato un file uh, di Fusion e quindi Inventor lo scarica dal, dal cloud e dopo qualche secondo diciamo, mi offre la possibilità o di convertire il modello oppure di uh, utilizzare il modello nativo e associativo, soprattutto eh, all'interno eh, di Inventor, quindi io eh, scelgo questa seconda opzione e questo è il cuscinetto che voi vedete naturalmente in maniera eh, diciamo nella sua forma originale, perché? Perché tutte le modifiche che avevo fatto eh, non erano state salvate. Ma se io le salvo, anche in questo caso, ritornando in inventor, seleziono eh, il eh, componente e chiedo di verificare se ci sono degli aggiornamenti. Lì mi dice di sì e io scarico gli aggiornamenti e il componente... Questo quindi è un file di Fusion, si aggiornerà in Inventor con le modifiche che abbiamo apportato. Quindi con questa si conclude eh, la eh, presentazione eh, di oggi, spero eh, sia stata utile, quindi abbiamo visto... Uh, come uh, possiamo modificare, possiamo aprire dei modelli creati, praticamente quasi tutti i tipi di formato possiamo, li possiamo aprire in Fusion e li possiamo modificare con appunto lo strumento della modellazione uh, diretta, quindi uh, e possiamo anche uh, riparare questi. Eh, questi, eh, questi, questi modelli quindi spero eh, sia stata eh, utile la presentazione vi ringrazio eh, per l'attenzione e eh, qualora lo vogliate vi do appuntamento a mercoledì prossimo alle 10 dove eh, parleremo di come eh, gestire eh, un assieme in fusion come ad esempio posizionare i componenti e come eventualmente anche uh, simularne uh, eventuali uh, movimenti. Vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata.